La politica. I 5 Stelle in Liguria perdono un altro componente, questa volta in consiglio regionale. Durante la seduta di stamane, in cui si deve votare per il reddito di cittadinanza, si è autosospeso il consigliere Francesco Battistini. Ce ne parla Maria Delia. Frattura nel Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale. Francesco Battistini, consigliere pentastellato, ha annunciato a sorpresa in aula la sua autosospensione per quella che ha definito una deriva verticistica del movimento. Diciamo che i principi del movimento sono stati accantonati quasi del tutto, l'orizzontalità del movimento è venuta meno e c'è stata, diciamo, una trasformazione verso una deriva verticistica. Sotto accusa anche il cosiddetto metodo Genova, la scelta del candidato sindaco senza un'adeguata partecipazione della base, a detta di Battistini. 36 anni spezzino, il consigliere ora confluisce nel gruppo misto. L'autosospensione arriva proprio nel giorno in cui in aula si sta discutendo la proposta dei grillini del reddito di cittadinanza. Una sperimentazione di un anno, 400 euro al mese per 7.000 liguri al di sotto della soglia di povertà, per una spesa totale di 27 milioni di euro annui. Adesso si parlerà soltanto di questo e non si parlerà del reddito di cittadinanza, che è una misura che serve ai cittadini. Qualcuno si era anche illuso che il fatto di aver messo al primo posto dell'ordine del giorno il reddito di cittadinanza fosse un'apertura da parte della Giunta per sostenerlo. Non trattiene la delusione Alice Salvatore. Il Movimento 5 Stelle Ligure è in pieno caos, ha detto Raffaella Paita del PD. I 5 Stelle hanno dimostrato ancora una volta di essere inadeguati a governare Genova e La Spezia. Dello stesso tenore, per una volta, anche la reazione della maggioranza. Il governatore Toti su Facebook ha commentato: ogni tanto qualcuno rompe l'incantesimo e riesce a uscire dalla bolla del blog, che è sempre meno democratica e collegata alla realtà.